Quindi niente, se non ci sono domande, io andrei avanti col programma e chiamerei la dottoressa Silvia Ferrari, ricercatore universitario in psichiatria di Unimore, che ci parlerà di mens sana in corpore sano e viceversa. Buonasera a tutti anche. Bene, buonasera anche da parte mia e mi associo al coro di complimenti per il dottor Caravaios per l'idea di organizzare questo seminario e ringrazio quindi dell'invito a partecipare, ringrazio anche se non li vedo, i due colleghi là in fondo, ciao, che hanno contribuito grandemente a preparare questa presentazione, cioè i dottori Ghidoni e Pontoni, che hanno contribuito appunto a raccogliere le evidenze con cui cercherò di spiegarvi quello che forse vi state chiedendo, e cioè che cosa ci azzecca lo psicoesperto in tutti questi discorsi. In realtà poi mi hanno chiamato in causa in vari, dai colleghi che mi hanno preceduto, quindi mi sono un po' confortata che magari anche io ho qualcosa da dirvi, e così come anche ci sono varie evidenze dal mondo della letteratura, al mondo del cinema. Non so se qualcuno di voi riconosce questa immagine dal film Affrontiamo i giganti, era il titolo più o meno del 2006, e una recente serie televisiva la cui protagonista era per l'appunto una psicologa motivatrice che lavorava per una squadra di football americano. E quindi cosa c'entra il mio contributo? C'entra che cercherò appunto di spiegarvi qualcosina, per quello che posso, del complesso rapporto circolare che c'è tra e attività sportiva e salute mentale, anche se in realtà non mi piace tanto parlare di salute mentale, mi piace più parlare di salute in generale, perché non ha più tanto senso stare a distinguere tra mentale, cardiologico, dermatologico, no? Poi c'è anche la parola psicosomatica nel titolo scelto dal collega per il seminario di oggi e di questo stiamo parlando, del fatto che non ha tanto senso distinguere questi ambiti, ok, l'abbiamo fatto per tanti anni più per ragioni di studio, di semplificazione, adesso ci possiamo permettere di affrontare un po' più serenamente la complessità di questo rapporto. Abbiamo detto in tanti modi quanto l'esercizio fisico faccia bene, fa bene anche, quindi mi rifaccio, contraddico quello che ho appena detto, una vecchia terminologia, fa bene anche alle malattie psichiatriche, e in particolare la depressione, malattie neurodegenerative, il Parkinson, la demenza, tutta una serie di effetti positivi che già i colleghi hanno citato. Aggiungo ai dati che ci faceva vedere prima la professoressa Fantuzzi, in quest'altro relativo appunto alle patologie mentali, cioè la sedentarietà, l'inattività fisica giustifica il 20% delle malattie mentali, altro studio questo di coorte gigantesco che già prima ricordava, e un altro studio sempre di coorte enorme ha evidenziato che se noi riusciamo a aumentare l'attività fisica da 0 a 3 volte alla settimana, questo può associarsi a un 20% di riduzione della probabilità di ammalarsi di depressione, che insomma è un bel dato abbastanza interessante. Poi un altro bello studio che hanno trovato i colleghi riguarda in particolare gli studenti di medicina. Non so se c'è qualcuno in sala di voi che è studente di medicina, tremate, perché quello che magari qualcuno potrebbe arrivare a proporvi è che se noi vi costringiamo a fare dell'attività sportiva, poi la vostra salute mentale migliorerà. Che insomma c'è un po' questo aspetto contraddittorio dell'essere costretti a farlo perché fa parte del proprio curriculum formativo e quindi magari prende un voto positivo agli esami, e l'efficacia effettiva conclusiva, ecco, di questa tra virgolette costrizione. Però tant'è che l'attività sportiva evidentemente migliora la memoria e riduce il rischio poi che questi studenti, diventati magari medici e impegnati nella loro carriera, sviluppino burnout e depressione. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cosa succede nel nostro cervello quando pratichiamo l'attività fisica. Dobbiamo tirare in ballo tutta una serie di meccanismi neurobiologici. Quelli che agiscono a breve e medio termine
sono questi percorsi qua fondamentalmente, che poi dovete immaginare tra di loro collegati. Innanzitutto le vie endogene. Allora, cosa mi riferisco? In particolare due percorsi che ci stuzzicano parecchio perché c'entrano con le droghe, con le sostanze d'abuso. Un primo sistema che viene sicuramente chiamato in causa è quello endocannabinoide. Sapete molto bene che se le sostanze d'abuso esercitano questa attrattiva e creano tutti i guai che creano, è perché nel nostro corpo esistono dei recettori sensibili a quelle sostanze, e se esistono i recettori esistono anche degli equivalenti endogeni delle sostanze stesse, giusto? Quindi il sistema cannabinoide è un sistema endogeno, è fatto di molecole che il nostro corpo produce, che interagiscono con dei recettori che hanno queste sigle, e il nostro corpo produce delle molecole che quindi sono simili al cannabinolo presente dentro alla cannabis. Queste due sostanze, che sono gli endocannabinoidi, vengono prodotte anche su stimolazione dell'attività fisica, che quindi mette in moto questo sistema. E il sistema cannabinoide ha tutta una serie di effetti, che qui vedete tutti riassunti, tra cui anche alcuni significativi: l'umore, l'adattamento allo stress, la memoria, la modulazione della risposta immunitaria antinfiammatoria, eccetera. L'analgesia, questo è un altro dato molto molto importante. Per certi, queste sono le aree cerebrali implicate nel funzionamento di questo sistema. Analogo è il funzionamento di un altro sistema, sempre che c'entra con le droghe, con le sostanze d'abuso, che è ovviamente il sistema oppioide. Anche in questo caso, se siamo sensibili all'azione della droga, è perché siamo predisposti strutturalmente, cioè c'è qualcosa che il nostro corpo già di per sé produce, che sono le famose, già citate, endorfine. In realtà ci sono tanti nomi simili, endorfine, encefaline e via dicendo, che agiscono con gli specifici recettori. Anche questo è un sistema stimolato dall'esercizio fisico. E anche questo è un sistema che ha tutta una serie di conseguenze, di effetti molto simili per certi versi a quelli che già vi ho elencato del sistema cannabinoide: analgesia, umore, gratificazione, memoria, appetito, via dicendo. Tutto questo vi spiega quello che forse sapete già, e cioè che quando siamo reduci da una bella maratona, abbiamo questa sensazione di euforia, di appagamento, che è anche appunto definita nello specifico il runner's high, e che ci fa dire a volte: ah, ma quello là è intossicato dallo sport, se è drogato dallo sport. Quella sensazione un po' strana che se per un giorno non faccio i miei esercizi consueti mi sento che non sono tanto a posto, che c'ho qualcosa che non va e ho voglia, ho una specie di craving vero e proprio nei confronti dell'attività fisica. Tutto questo è utile anche se pensiamo al ruolo dell'esercizio fisico per quella che è la cosiddetta patologia psicosomatica, cioè tutta una serie di quadri clinici estremamente frequenti, un po' al confine tra la sofferenza fisica e la sofferenza psichica. Intendo i cosiddetti somatizzatori, malati immaginari, gli ipocondriaci, ma anche quadri clinici che hanno dei nomi a volte anche altisonanti, importanti: la sindrome da fatica cronica, la sensibilità a sostanze chemioattive, via dicendo, che in realtà condividono alcuni aspetti, e cioè in particolare che i sintomi che i pazienti lamentano non sono, noi medici diciamo, obiettivabili, cioè non si traducono in un esame alterato. Io ho la cefalea, faccio una risonanza magnetica più accurata e dettagliata che posso pensare di fare, e non trovo nulla. E ciò nonostante la persona soffre, la cefalea ce l'ha. Perché? Probabilmente tutte queste sindromi condividono un aspetto che è funzionale, e cioè una anomalia nella regolazione centrale alla sensibilità dolorifica. E quindi capite bene che sistemi come l'endocannabinoide e l'oppioide che ho appena citato, e che hanno così importante azione analgesica, evidentemente da qualche parte c'entrano. Se l'attività fisica li stimola, è allora un salto abbastanza logico pensare che l'attività fisica possa in qualche modo agire anche su queste sindromi, che sono fondate proprio su un'anomala regolazione della sensibilità al dolore.
E poi ci sono le monoamine, serotonina, noradrenalina, dopamina, che quando tutto funziona fanno tutte queste belle cose qua, e poi invece se qualcosa si ingrippa può succedere che la persona ad esempio sviluppi depressione. E quindi qui vedete come le diverse sostanze agiscono nelle diverse aree del cervello portando ai sintomi della depressione: l'umore depresso, l'anedonia, l'astenia, le disfunzioni esecutive, l'agitazione, le perdite d'appetito, via dicendo. Bene, poi una seconda area neurobiologica è quella dell'azione antinfiammatoria. Potremmo farla molto breve e dirvi che l'esercizio fisico, poi anche l'hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, ha un'azione antinfiammatoria ed è per questo che fa bene. E questo lo capiamo se adottiamo la particolare prospettiva, che è quella che ho già citato, della psiconeuroendocrinoimmunologia, quindi questo sguardo transdisciplinare che adesso sta per fortuna prendendo piede grandemente in medicina nei confronti delle malattie, per cui non ha tanto senso, ripeto, parlare di malattia di quell'organo, di quell'apparato, dovremmo adottare una visione più ampia, sistemica e integrata della sofferenza. E un esempio di come funziona questa prospettiva psiconeuroendocrino-immunologica è la cosiddetta via delle chinurenine, che è uno dei meccanismi con cui si spiega perché l'infiammazione si associa all'insorgenza di malattie complesse come il diabete o la cardiopatia ischemica o la stessa depressione. E quindi se noi ci riusciamo ad inserire in questo percorso, in questo circuito, probabilmente riusciamo a prevenire le malattie, a promuovere la salute, eventualmente anche curare, riabilitare. Un esempio è quello della via chinureninica, che è questa qui che è stata descritta, praticamente squilibrio dei sistemi immunitari endocrini, si attiva questa via a livello cerebrale, la via sottrae triptofano, che è il precursore della serotonina, lo toglie, lo rende indisponibile e quindi questo da un lato già crea uno squilibrio. Non solo, il triptofano viene deviato verso una via che porta a produrre una sostanza tossica, che è questo acido chinolonico qua. Sostanza tossica per i neuroni, che produce morte neuronale, quindi sindromi neurologiche, demenza, Parkinson e via dicendo, e sindromi psichiatriche come la depressione e la schizofrenia. Questa è la via, che ovviamente dovete tutti appuntarvi con dettaglio. Come si inserisce l'esercizio fisico? Si inserisce in vari modi. Uno che hanno trovato i colleghi è che pare che l'esercizio fisico induca la produzione di questa proteina. Questa proteina attiva un enzima che si chiama CAT, il quale enzima pure favorisce la conversione della chinurenina in un prodotto che è l'acido chinurenico, che non fa male, che non è così tossico come quell'altro là, perché non supera la barriera ematoencefalica. Quindi in buona sostanza la conversione della chinurenina in acido chinurenico agisce come meccanismo protettivo nei confronti della depressione. Qui, vabbè, c'era una bella citazione, ma per ragioni di tempo vado avanti. Tutto questo, se immaginiamo un'attività fisica regolare, produce nel lungo termine tutta una serie di effetti benefici in termini di neurogenesi e neuroangiogenesi. Quindi regolarità, attivazione continuativa di queste vie, sintesi di fattori di crescita, tutta una serie di sigle, che sono queste qui, crescita neuronale, in particolare di alcune aree, la corteccia prefrontale, l'ippocampo e molte altre, quindi il nostro bel cervello tutto muscoloso. Queste sono le aree implicate e questa, la mente perversa del dottor Ghidoni l'ha inserita, anche qui dovete ovviamente, adesso mettetevi comodi perché ve la spiego tutta nel dettaglio, ovviamente scherzo, e vado avanti per dirvi che l'esercizio fisico è quindi in un rapporto circolare tra salute fisica e salute mentale. Secondo punto della mia presentazione, tutta una serie di aspetti psicologici, cioè di emozioni, esperienze e comportamenti in qualche modo implicati nella nostra attività. Chiaramente il presupposto di tutti questi discorsi è la base molecolare, diciamo, neurobiologica che vi ho appena descritto. Allora, per esempio, vogliamo rispondere ai risvolti psichici che ha l'esercizio fisico nei sedentari. Qualcuno di voi diceva, come facciamo a motivare un sedentario a fare attività fisica? Su quali elementi psicologici dobbiamo far leva? Ci sono differenze
nelle conseguenze affettive dell'esercizio fisico tra, ad esempio, ne so, l'attività aerobica rispetto all'attività anaerobica, oppure gli esercizi di forza rispetto a altri tipi di attività. E poi, vabbè, il tema del rapporto salute mentale e sport, in particolare gli effetti dello sport sulla psiche a lungo termine. Ricordatevi, Andrea Lucchetta, definito crazy lucky, abbiamo detto crazy, quindi insomma. Quindi c'è una correlazione tra l'affettività e l'attività fisica. Questa correlazione ci interessa perché c'entra con la spinta, con la motivazione, con il determinismo del comportamento. Chiaramente il presupposto è che, salvo masochisti tra di noi, l'uomo tende a massimizzare l'attività piacevole, a ridurre quella spiacevole, e questo lo farà anche evidentemente nell'attività fisica, per cui è interessante studiare il rapporto tra la regolarità dell'attività fisica e le risposte affettive di piacere, di appagamento, piuttosto che noia o fastidio, secondarie all'esercizio fisico. Vari studi, questo qui ha evidenziato insomma dati un po' variabili, è abbastanza ovvio che negli individui sedentari abbiamo delle risposte affettive positive durante un'attività di intensità moderata che si collegano a una maggiore propensione a mantenere un'attività fisica regolare, controllate queste persone dopo 6 mesi. Così come c'è una certa proporzionalità tra le ore di esercizio fisico in aumento per settimana e la positività dell'esperienza affettiva riportata, abbastanza ovvio. Una cosa interessante è che se noi andiamo a studiare la correlazione tra la sensazione di fatica, di esaurimento fisico e il coinvolgimento positivo, la tranquillità, il senso di rivitalizzazione e la regolarità con cui facciamo attività fisica, scopriamo una cosa interessante, che c'è una bella differenza tra i sedentari e gli sportivi, gli individui attivi, e cioè che pare che tra i sedentari, se c'è una poca sensazione di esaurimento fisico, ma molta esperienza di tranquillità, di senso di rivitalizzazione, allora sono regolari. Viceversa succede negli individui attivi, negli individui sportivi. Cioè potremmo un po' schematicamente semplificare che il sedentario, se fa troppa fatica, molla, e viceversa lo sportivo molla se non ne fa abbastanza. Poi altri dati riguardano l'intensità di allenamento, per esempio il superamento della ventilatory threshold si associa a un'esperienza di pericolo, a un affanno, a un'ansia che quindi viene correlata negativamente in termini di affettività. Poi ci sono un sacco di modelli rappresentativi, quest'area di studi credo che sia propria della psicologia dello sport, non è un'area che mi compete, qui ve le mostro queste cose semplicemente perché sono rimasta affascinata, io non ne capisco quasi niente, dal fatto che appunto esistano studi di questo tipo anche molto complessi, cioè questo modello circomplesso e tutta una serie di modelli rappresentativi, domande, rivolgetevi al dottor Pontoni là in fondo. Altri studi ancora, il rapporto tra esercizi di forza in aerobiosi versus anaerobiosi, vedete qui che la valutazione dell'affettività a breve distanza di esercizi entro 20 minuti, sia aerobici che di forza, mette in evidenza elevati livelli di ansia, quindi un'esperienza affettiva negativa. Viceversa, 40 minuti dopo l'allenamento si rileva una riduzione dello sforzo percepito. E ancora, negli esercizi di forza, un intervallo inferiore a un minuto tra una serie e l'altra si associa ad aumenti dello stato di ansia, da cui anche l'indicazione corretta che ci viene dal personal trainer della palestra di alternare adeguatamente momenti di attività, momenti di riposo. Per quanto riguarda il rapporto quindi tra salute mentale e sport, evidentemente c'è una forte correlazione molto complessa, molto circolare, perché lo sport cambia, l'attività fisica cambia il comportamento e la salute mentale degli atleti, e viceversa la salute mentale evidentemente influisce sulla performance sportiva, per cui la salute mentale dell'atleta è evidentemente correlata, necessita di imparare strategie di controllo delle emozioni, gestione dello stress, capacità di affrontare la competizione, la sconfitta, l'infortunio, la regolarità, la disciplina nell'allenamento.
Quindi un complesso ingranaggio di sistemi che si inducono vicendevolmente. E per certi versi, quindi, l'attività sportiva, specie ad alti livelli, come ci diceva anche appunto lo stesso Lucchetta, può essere un fattore di rischio, perché l'atleta può essere qualcuno che vive psicologicamente al limite e quindi è esposto, più esposto a vissuti come rabbia, tristezza, crisi di identità, perdita di motivazione, quindi ha una serie di comportamenti, di stati mentali, di stress psichico, quindi ansia, calo dell'attenzione, ideazione suicidaria, che talvolta possono davvero sfociare in veri e propri disturbi psichici, quindi chiaramente depressione e ansia, ma anche psicosi, e poi c'è questo quadro clinico qui della sindrome da overtraining, che fa riferimento ad un altro importantissimo concetto biopsicosociale, oltre al dolore che citavo prima, anche la stanchezza, che riconosce tutta una serie di determinanti neurofisiopatologici vari. E la sindrome da overtraining è definibile come una risposta maladattativa da eccessivo esercizio fisico in assenza di riposo sufficiente. Ci sono tutta una serie di conseguenze che riguardano vari apparati, sicuramente tanti sintomi psichici, umore depresso, irritabilità, insonnia, perdita di peso, via dicendo. Quindi, in conclusione, la parte neurobiologica ci ha detto che l'esercizio fisico porta all'attivazione di tutta una serie di meccanismi neurobiologici che hanno effetti positivi sull'umore, sulle nostre capacità cognitive, sul comportamento, via dicendo. Quindi lo sport fa bene, l'attività fisica fa bene alla popolazione generale sana, previene l'insorgenza di disturbi come l'ansia, la depressione, la somatizzazione. Fa bene anche a chi purtroppo un disturbo psichiatrico ce l'ha già, e quindi l'intervento di attività fisica riduce, cura la depressione ed è fondamentale come intervento riabilitativo. Può prevenire o curare le cosiddette malattie psicosomatiche, disturbi funzionali, e ha anche un ruolo nella prevenzione e nella cura delle sindromi neurodegenerative. La parte psicologica ci permette di concludere che sicuramente l'attività sportiva ha effetti a breve termine molto eterogenei sull'ansia e l'umore. Negli individui sedentari il massimo piacere che si correla alla continuità si associa all'attività aerobica di intensità moderata, viceversa per gli individui attivi è vero anche che se non c'è fatica estrema non c'è piacere. E gli sportivi sono in parte anche una categoria a rischio per disturbi dell'umore, disturbi d'ansia e sindromi specifiche come appunto questa dell'overtraining. La conclusione è quindi che l'attività sportiva è per definizione un'esperienza biopsicosociale nella quale si evidenzia un rapporto circolare con il benessere o il malessere psicosociale, che dunque ha un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella terapia e nella riabilitazione, ripeto, di malattie complesse, di quadri di multimorbilità complessa, non soltanto la patologia psichiatrica, che è quella di cui nello specifico mi occupo io, ma anche altre malattie più volte citate dai colleghi, che sono tutte tra di loro collegate. Grazie della vostra attenzione. Ringraziamo la dottoressa Ferrari per questa ulteriore bella relazione. E niente, adesso le relazioni sono finite, io darei spazio agli atleti e ai nostri ospiti per farli venire qui da noi e per cominciare una serie di domande e di risposte. Facciamo un... ok, sì, no, mi diceva il professor Milani che possiamo fare anche, dai, 10 minuti di break, così vi sgranchite un attimino le gambe, e però non più di 10 minuti perché rispettiamo i tempi, e poi ci ritroviamo qui fra 10 minuti per fare il nostro giro di domande, dai.